Salve a tutti amici di Transformers da JustLuca di Autorobo.it e benvenuti a una nuova video recensione dei Transformers. Anzi no, non così nuova, dato che parliamo di questo bel supermodello, ovvero l'Optimus Prime di Robots in Disguise 2000 e quindi appunto modello di 23-24 anni fa. Dato che appunto Robots in Disguise 2000 è chiamata col suffisso 2000 perché poi è uscita un'altra serie nel 2015, Robots in Disguise 15 chiamata, ma giusto perché hanno poca fantasia a tirar fuori i nomi delle nuove serie di Transformers. Ma vabbè, lasciamo perdere e appunto parliamo di questo super bel modellino, dato che abbiamo visto, è stato presentato come ASLAB, prossimo a venire, la raccolta dei fondi, diciamo, di prenotazioni, crowdfunding appunto per produrre, perché Hasbro produca una nuova versione di questo modellino insieme appunto al suo fratello Ultra Magnus, sempre di Reed, che dopo i due sappiamo possono unirsi in un super robot Omega Prime. E appunto, visto che devono fare questo modellino nuovo, questa versione aggiornata di questo, comunque adesso vedremo, attualissimo giocattolo di comunque 25, quasi 24 anni fa, 23 dai. È giusto parlarne, ne avevo già una mezza idea di riprenderlo dopo che avevo appunto fatto le recensioni dei vari capi, di vari Optimus Prime della trilogia di Unicron. Mi manca ancora fare a modino quella di Armada, ma anche, recupero anche quella. Ma comunque volevo parlare giustamente del buon Optimus Prime di quella linea, ovvero cosiddetto originariamente Fire Convoy della linea Car Robots, dato che appunto la Robots in Disguise è un adattamento, diciamo, occidentale del cartone animato giapponese Car Robots, Robots in Disguise, poiché quella volta praticamente a causa dell'insuccesso di Beast Machine, laddove intanto invece i cartoni animati giapponesi, effettivamente cartoni animati in animazione 2D normale, diciamo, avevano avuto il loro successo, figli diciamo di Beast Wars, ovvero Beast Wars 2 e Beast Wars Neo. Intanto che appunto in Giappone poi avevano ricominciato a fare i Transformers anche loro con una nuova appunto narrazione, dall'altra parte dell'oceano appunto in America Beast Machine, seguito ufficiale appunto di Beast Wars, non andò tanto bene, quindi venne praticamente accantonato il seguito, la terza parte diciamo di quella che doveva essere praticamente una trilogia, quindi Beast Wars, Beast Machine e Transtech. Diciamo Transtech venne accantonata, che doveva essere un proseguimento delle tematiche di Beast Machine con personaggi classici, anche Optimus Prime, Fatalità, Megatron classico, diciamo, Starscream e compagnia, personaggi classici nell'universo appunto di post Beast Machine, che comunque ricordiamo era in continuità con Beast Wars, ovviamente manca proprio con la G1. Vanno invece a prendere appunto in Occidente, vanno a prendere e adattare per l'America questo cartone animato Car Robots, che appunto era una sorta di reboot, anzi in teoria vabbè, in qualche maniera poi in Giappone sono riusciti a far combaciare quasi tutte le continuità, diciamo una sorta di futuro, vabbè, senza andare tanto a inoltrarsi sulla continuità, ma vabbè, facciamo finta che appunto Car Robots era una sorta di reboot appunto con gli Autobot, i Cybertron da una parte, ovvero questa volta avevamo, laddove invece appunto Fatalità in Beast Machine i buoni erano le bestie, i robot che diventavano bestie anche se tecno-organiche, trans-organiche, tecno-organiche, sì.
laddove invece poi scusate, i veicoli cattivi erano appunto le macchine, si trasformavano in veicoli, macchine, giù di lì, venne ribaltata per Car Robots questa, e quindi poi per Robots in Disguise questa modalità appunto delle loro modalità alternative, ovvero questa, laddove appunto inizialmente gli Autobot, i Cybertron erano tutti veicoli anche terrestri, anche l'ambientazione quindi terrestre in una sorta di nostro presente, con i cattivi invece che erano i Predacon che si trasformavano in bestie e non solo. Ma poi arriveranno anche i Decepticon, diciamo, ma quella è un'altra storia che magari ne parleremo. Ma comunque, o comunque chi sa, chi conosce la serie già sa questo discorso appunto dei Destron, dei Decepticon, di Car Robots, Robots in Disguise. Ma l'importante era cosa? Che ritornava praticamente un Optimus Prime classico, senza nulla togliere all'Optimus Prime scimmione, ma appunto invece che di trasformarsi in un classico camion con rimorchio, camion motrice con rimorchio, questa volta diventava un'autopompa dei pompieri, una signora autopompa dei pompieri, stile Mitsubishi qualcosa, non mi ricordo già più la tipologia e tutto, già tanto che mi ricordo che è della Mitsubishi, se non sbaglio sempre, ma comunque autopompa giapponese, davvero bella e soprattutto davvero bella grande, perché un cavolo di giocattolone così, adesso appunto un veicolone così, cioè li vediamo solo nei Commander che costano sui 100 euro circa i buoni, laddove appunto quella volta uscita ovviamente anche in Italia, fatalità, questo giocattolo e costava una cosa come 60.000 lire o 60 euro, insomma giù di lì. C'era già l'euro quella volta? No? Non i prezzoni insomma di adesso, vabbè. Ma comunque dicevo, il nostro bel Optimus Prime versione autopompa era davvero bellissimo, poco da dire, con tanto di ruote gommate, cerchioni argentati, rotazione della, scusate, mi si stacca la parte, rotazione della scala, tanto di dettaglio come il sedile qua perlomeno. Volendo, aspetta, mi si è staccato un attimo, ok? E ovviamente anche luci e suoni su questo modulo qui. Sono riuscito a ripristinare le batterie nuove, ho tolto quelle vecchie, erano un po' ossidate, ma per fortuna l'elettronica funziona ancora. Adesso godetevi i suoni del nostro. Sta sirena poi. Ok, basta. Basta. Dopo toglierò le batterie, ovviamente. Ma appunto, elettronica, luci e suoni con le sirene che si illuminano. Dicevo, la scala qui poteva alzarsi e ruotare. Non si allungava perché aveva la feature di avere praticamente di tirare fuori questi due getti d'acqua, diciamo, a molla, ma soprattutto anche che non c'entra tanto come l'autopompa, però aveva il discorso di, aspetta, ecco qua, se si è visto, sono saltati fuori quattro lanciamissili, ognuno col proprio missile che non ho messo, non so che fine hanno fatto i missili, li avrò nascosti da qualche parte. Per non perderli, vabbè, e comunque appunto avevo questa feature qui di. Ah no, si allungava, pardon, ancora meglio, si allungava anche. Mi ricordavo di no, 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 come l'ho detto, anzi pensavo di no, mi ero anche scordato. Invece si allungava con tanto appunto di scala che si allunga e tutto, e appunto quel discorso di missili che ormai li lascio lì. Ma ovviamente questa è l'autopompa bella grande e tutto, ben fatta, eccetera, ma appunto abbiamo la parte anteriore che va a togliersi e diventa, come nel più classico dei appunto Optimus Prime,
diventa il robot. Adesso andiamo a vedere come. Una trasformazione abbastanza tipica per un Optimus Prime, diciamo, con le parti laterali qui che vanno a ripiegarsi in avanti con le ruote. La cabina che si stacca in questa maniera e si raddrizza. Ovviamente noterete che questa c'era l'arma, adesso andiamo a vederla. Ok. La parte della cabina anteriore appunto è diventata le gambe. Dal titolo le gambe andiamo ad estrarre i piedi. Ha tra l'altro, anticipo già che diciamo, per brevità dei video stessi, appunto, farò la video recensione del solo Optimus Prime, intanto questo qui normale, poi farò la recensione di Ultramagnus con calma e poi farò una terza recensione di Omega Prime direttamente così. Se no faccio un mega video di 2 ore, non è il massimo, diciamo. Queste sono le gambe del robot, forse qui non ho ruotato al bene al massimo. No, sì, ok. Però sto piede, forse questa era ruotata male. Ok. Dicevo, allora, qui si alzano un attimo le sirene che fanno una decorazione a mo' di ali. Abbiamo poi queste parti qui che vanno ad abbassarsi. O allungarsi, che dir si voglia. Ok, e separarsi per diventare le braccia. Possiamo vedere che appunto allungandosi salta fuori il pugno prima si ruota e poi si abbassa pian pianino che ha comunque i suoi bei 20 anni sto giocattolo abbondanti e quindi andiamo a chiudere questo torso lungo così. E appunto salta fuori, sbuca la testa e abbiamo il nostro bel Optimus Prime, diciamo normale, modalità di robot normale, un Optimus Prime che riecheggia dell'aspetto dell'Optimus Prime classico. Adesso ovviamente non serve che vi prendo un Optimus Prime, si intravede qui, ma forse, vabbè, un po' nascosto il Generation Earthrise per dire, ma comunque appunto con la decorazione ovviamente del petto che ricorda i classici finestroni sul petto del nostro appunto Optimus Prime G1, quindi però con un design innovativo con l'aggiunta del bianco nella colorazione, diciamo, un casco un po' diverso, un po' futuristico quasi. L'arma qui, diciamo, appunto questa pistola potrebbe essere un po' in effetti piccina, non proprio valorizza tanto il nostro personaggio, il nostro Optimus Prime, diciamo di solito siamo abituati a vederlo con mega cannoni come armi base, ma anche così va bene, diciamo un aspetto nuovo per questo Optimus Prime, questo Fire Convoy, ma comunque sappiamo essere, ripeto, è una sorta di reboot questo qua. E qui abbiamo, vabbè, è avanzato un po' il backpack, diciamo, con l'elettronica. Davvero bello la parte tutta metallizzata del petto. Davvero un bel robot. E ovviamente, possiamo vedere, è ben snodato. Possiamo vedere anche la rotazione dei pugni, quindi ruota il bacino, quindi davvero avantissimo. Come giocattolo, anche i piedi poi si inclinano, quindi cioè, per
Per carità, ovviamente, adesso non è che voglio mettere le mani avanti sulla slab che deve uscire, però per dire già come giocattolo, questo qui era davvero ottimo per i tempi, davvero futuristico a momenti, dato che ora solo recentemente, diciamo, fra virgolette, con i War for Cybertron si sono decisi a fare tutte le articolazioni. Per i Transformers, dei robot, l'inclinazione delle caviglie, eccetera, eccetera, che magari fino a qualche anno prima latitavano un pochino, per carità, però questo era già avantissimo proprio per il discorso delle articolazioni, che era snodatissimo. Aspetto, piedi su ball joint che possono ruotare, muoversi, inclinarsi, appunto, cioè, davvero tanta roba. Per quello dico, è attualissimo questo modello qui, a parte il discorso dell'elettronica, quindi, e anche, scusa, niente, devo dirlo. Non è cattiveria, ma mi viene spontaneo dirlo, per questo dico il discorso. Che cavolo hanno fatto fare la slab, diciamo, vabbè, costoso così per un giocattolo che, ripeto, non è che sia, forse sarà anche un po' introvabile, magari lo si trova, è stato, ai tempi, è stato importato, esportato anche all'estero, in Occidente, si è visto anche in Italia, ripeto, quindi per carità, cosa, la miglioria, il fatto che magari non c'è il pannello che arriva oltre i pugni, vabbè, robe così, insomma, ma... Comunque, ripeto, come giocattolo qua, questo qua era davvero ottimo già per i tempi. Passiamo al rimorchio, diciamo rimorchio, la parte posteriore della nostra autopompa. Vi si separano i pezzi, diciamo. Ok, piano piano. E appunto, come buona tradizione dei rimorchi, appunto, della G1, questa autopompa diventa una sorta di base, ma abbastanza, per carità, approssimativa, possiamo dire, nel suo, non ricavatissima, però comunque nel suo piccolo, magari sempre meglio di quella che poi vedremo per il Galaxy Force, l'Optimus Prime Cybertron, ma per carità anche lì. Ecco qui questa sorta di torre centrale, poi abbiamo queste parti qua così, adesso bisogna aprire queste parti laterali. Ecco qui, dovrebbe essere così. Sì. E diciamo in maniera abbastanza, per carità, non è che sia sta super mega base questa parte posteriore del mezzo, una stazione di battaglia onesta, potremmo dire. Queste parti qui si aprono e vabbè, ovviamente sorpresa, questa parte qui diventerà l'armatura del Supermod. Già si intuisce perché ci sono le mani, i piedi abbiamo visto, vabbè. Ma comunque, dicevo, aspetta, com'è? Così. Dovrebbe essere così. L'avevo appena ritrasformata dal contrario. Vabbè, comunque, appunto, una base, scusate, ricavata da quella che poi diventerà una sorta di armatura del nostro robot base, ma comunque, vabbè, niente di eccezionale, fa questa sorta di radar questa torre centrale in alto ovviamente i cannoni qua, una postazione armata con due armine qui, anche quelle che saranno le dita, diciamo, appunto del robot, del Supermod, sono spacciate per bocca di fuoco, anche qui sulla testa, vabbè, un po' buttata lì, ci sono delle bocche di fuoco ai lati, delle corna, ok.
questo dovrebbe ripiegarsi un po'. Diciamo, per carità, un supermodo, magari essere un po' criticoni, un po' tirato, scusate, un supermodo, una modalità di base un po' tirata via, potremmo dire, però vabbè, onestamente, poi vedremo un supermodo e ci accontenteremo tranquillamente di questa semplice, magari, base postazione di battaglia. Ma prima, però, c'è un'altra feature che è quella delle due basi che diventeranno i piedi, che possono, adesso non sto, vabbè, fate finta che ho nascosto i piedi, però effettivi, ma appunto, no, forse devo nasconderli per forza. Grazie a questi fori, i piedi possono appunto attaccarsi alle spalle, come visto fatalità, ovviamente anche nelle foto quando abbiamo presentato il Aslab Optimus Prime Rid, appunto, c'era anche quella foto, anche lì ottenibile questa modalità, ovvero con i due piedoni, o comunque la parte posteriore con le ruote dell'autopompa, che attaccate sulle spalle diventano delle batterie di missili, quindi hanno riciclato, diciamo, anche i piedoni per fare questa feature in più, giusto per dare qualche arma in più al nostro Optimus Prime normale. E adesso andiamo velocemente a passare alla sua modalità di al suo supermod. Ecco, ritiriamo fuori i piedi, nascondiamo le braccia, ginote, le ruote, tiriamo fuori questo pannello da cui salta fuori quest'altro pannello delle tibie, davvero carina come alt mod, davvero, scusate, come, aspetta, adesso non mi ricordo se vanno i piedi, no, mi sa che vanno dentro i piedi, sì, alle ruote. E appunto, dicevamo, ripeto, poi questa cosa ve l'ho anticipata un pochino sul Galaxy Force Optimus Prime, però appunto Galaxy Force un po' si ispirava all'Optimus Prime, sia anche per la modalità alternativa che quella appunto del super mod, non a caso. E appunto abbiamo qui si agganciano le parti posteriori dell'autopompa che erano anche lanciamissili da spalle, volendo, che vanno a fare i zatteroni del nostro supermod. Si agganciano anche le tibie. Ok, ovviamente, giustamente, davvero bella la trovata di fare in modo che, tirando su il busto, scompaia la testa, visto che ci serve avere il busto allungato e che quindi che scompaia la testa, così il supermod ha senso. Andiamo a sistemare le modalità, anche un po', ovviamente, diciamo, questa trasformazione a grandi linee, fatalità, si rifà originariamente a cosa? Al primo super mod di Optimus Prime, ovvero non solo il Power Master in sé, ma al super mod del Power Master che si è visto in Giappone, ovvero il God Bomber, che andava ad unirsi a mo' di armatura al Gonginrai, che appunto si separava diventando appunto i zatteroni, una sorta di pettorina in più del nostro, e anche delle braccia aggiuntive, diciamo, per fare le braccia un po' più grandi. Davvero bello discorso che diciamo, quelle parti le parti dell'autopompa che si separano, che diventano appunto
le mani, insomma, invece di essere semplicemente così, ma proprio si rivoltano, la trasformazione, si rivoltano come dei guanti, appunto. Davvero bella. Se vediamo di agganciarlo. Ok, molto semplice l'agganciamento di questi guantoni, potremmo dire. Tramite dei fori, semplice. Abbiamo anche gli spallacci. Qua si allunga, no? Si allunga, no? Sì, si allungano anche gli spallacci, non a caso, mi pareva strano, per poterli infilare. Almeno, aspetta, sì, no? Faccio un attimo una pausa per... Sì, scusate, i spallacci praticamente si fermano qui, praticamente pensavo che andassero un po' più a fondo, comunque adesso andiamo a vedere. E ovviamente appunto alla parte qui di quella che diventa la pettorina e la testa nuova va a sistemarsi, ad agganciarsi. Poi si abbassa un attimo. Ah mio Dio! Mamma mia! Dopo tolgo le batterie, promessa. Intanto andiamo ad abbassare, aspetta, prima tutto l'ambaradan qui della scaletta. Scusate. Ah sì, ah. Allora, prima i fori e dopo questo qua sul petto. Forse era meglio se mettevo le spalle per ultime. Faccio pausa. Ecco qua, scusate, appunto, sì, ho agganciato le tre spine sui tre fori. Agganciato anche la pettorina al petto, abbassiamo il pannello del bacino ed abbiamo il nostro bel Optimus Prime, appunto super mod, con tanto di bella faccia nuova, potremmo dire di testa nuova, con questa mascherina un po' a cornice, con le orecchie insomma a mo' di laser, vabbè. E con sta popò di scala dietro la schiena appesa, che appunto non a caso c'era questo pezzo che si ripiegava, se no andrebbe oltre i piedi, che comunque gli dà anche un po' di sostegno, potremmo dire, anche se poi comunque grazie a uno snodo apposito può piegarsi un pochino verso di lato. Dopo tolgo le batterie, o anche appunto può ribaltarsi in questa maniera, soprattutto ruotare così e appunto puntarsi in avanti e fare il super cannone fotonico intergalattico che spara appunto da spalla, praticamente ricavato appunto dalla scala con la pompa, insomma, con i missili anche qui sopra, quindi come si vedeva, se non ricordo, proprio nei cartoni animati, quindi davvero, ah sì, ecco, era così da parte ripiegata di lato, infatti appunto. E comunque dicevo, davvero bello, bello solido comunque con i suoi bei piedoni, con queste armine qui aggiuntive sui avambracci, le maniche ruotano e che hanno anche, per quel che vale, il pollice che si piegava all'interno, non si possono piegare
mani, per carità, però comunque davvero niente male come supermodo. Era più grande adesso del Megatron, il suo rivale di Preda con Megatron, quello delle sei trasformazioni che ho già recensito, diciamo, qualche anno fa. Questa la pistola poi poteva andarsi a sistemare, non mi ricordo dove, da qualche parte, nascosta volendo, adesso non ricordo più dove andava a sistemarsi volendo, dato che impugnarsi era un po' difficile. Questa è chiusa, sì. Ok. Sì, dai, mettiamola così alla buona per dire, ma comunque appunto. Era un cavolo del signor Optimus Prime, innovativo come design e tutto. Ah sì, scusate. E aveva anche il pannello che si sollevava e saltava fuori questa matrice, diciamo, sul petto, abbastanza blanda, però come matrice, come sorta di matrice. Devo starnutire. Ecco, scusate, ho starnutito un attimo. Davvero bello grande come supermodo, poi appunto faceva il paio, anzi, vabbè, suo fratellone qui, Omega, sì, no, Omega Supreme, Coso, Ultramagnus, vabbè, lo superava comunque anche in modalità sua normale, vabbè, ma era tutto un cambio, si trasformava e comunque aveva le parti vuote qui sulle gambe, vabbè, poi ne parleremo pronto la prossima volta. Che faccio la recensione a lui, che già ho speso una bella mezz'oretta a introdurre il buon Optimus, l'universo di Reed, giustamente, e anche il buon Optimus Prime. Ste cavolo di suonerie le tolgo. Questo era il buon Sideburn versione super, colorato di rosso, che è stato poi versione vista appunto da noi in Italia, esportata anche in Italia, solo le versioni super dei tre fratelli Autobot, giusto per fare un paragone come altezza, ma comunque davvero un cavolo di super robottone, versione super modo, ripeto, versione base, nuovo design, così come anche Megatron, per carità, aveva un nuovo design in quanto Six Changer, poi Ten Changer, insomma, vabbè, ma comunque Dragone, mano, auto, eccetera, eccetera. Beh, tutto, ne abbiamo visto. Il buon Megatron, dal canto suo, aveva i suoi bei perché come giocattolo, ma anche questo non, in quanto ultra, diciamo. Ma questo come versione leader, super, la classe mi pare che si chiamava solo Super ai tempi. Era davvero un cavolo di giocattolone bello. Ripeto, una versione aggiornata, moderna, di reboot di questa serie, di questi Autobot, di questi Transformers, davvero innovativa, comunque con un cavolo di supermodo che appunto è rimasto, diciamo, proprio nella storia, potremmo dire che ha ispirato tutti i vari supermod ha ridefinito il concetto, possiamo dire, di supermod per Optimus Prime, e appunto abbiamo visto poi nei vari Armada, Energon, eccetera, eccetera, e quindi per lo più il concetto di supermod, non dico che lo dobbiamo a lui, però di sicuro l'ha ridefinito e l'ha proprio, è stato il top, magari ancora insuperato, potremmo dire quasi a livello di supermod, perché a parte magari il Galaxy Convoy, ma perché si ispira a lui, ma laddove l'armada, poverino, nel suo limite, per la gimmick del rimorchio che si apriva da solo, eccetera, 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 adesso vedremo. Speriamo che facciano anche dei super mod dei generation moderni, Power Master, Optimus Prime, versione moderna, senza che ci portino a casa, che vogliano un nostro rene, per dire, come invece faranno questo bel Optimus Prime Reed Aslab, con tanto di Ultramagnus, però, ripeto, bella l'iniziativa di fare in maniera elitaria l'Aslab, questa versione aggiornata generation di questo giocattolo, bella, ripeto, molto bella ancora, ma comunque questa versione del nostro appunto Optimus Prime Reed originale dà ancora il filo da torcere a tanti giocattoli
moderni. Adesso, vabbè, per carità, il supermoto non ha l'inclinazione delle caviglie, ok, ma comunque è bello snodato di suo, di base, lo stesso. Quindi se le avete, sapete, se avete già questo modello, già sapete, se no eventualmente casomai recuperatelo nell'usato, c'è stata anche una rissù qualche anno fa, fatalità, oppure vabbè aspettate la versione a slab, eccetera, però davvero questo giocattolo era meglio se lo rifacevano in versione Generation, però in maniera più economica, oh, ce l'ho qui, devo dirla, abbiate pazienza dal mio punto di vista, però comunque volendo. Già la versione originale aveva tante belle cose da dire, è davvero ottima per i tempi e anche, ripeto, tuttora dà del filo da torcere ai moderni, non dico leader, ma proprio anche i commander, perché, ripeto, i leader sono ormai i vecchi ultra, ma i commander sì, sono i nuovi super leader, come volete chiamare, e questo era un signor giocattolone anche con tanto di, ripeto, elettronica fastidiosa. Basta. È finito. E quindi, grazie per aver visto questa mia video recensione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Cliccate mi piace, condividete, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto poi andate su vectorsigma.it dove ci sono le recensioni scritte mie e soprattutto i fumetti di Transformers, non solo, tradotti in italiano e anche i sottotitoli per vedere Beast Wars con i dialoghi più fedeli al parlato, insomma, originale, ai dialoghi originali del cartone. Ma soprattutto un bel salto su autorobot.it, il gruppo Facebook dei fan dei Transformers. Ci vediamo alla prossima recensione di Ultramagnus e altre prossime recensioni che farò. Tante buone cose dal vostro Just Luca e ci vediamo appunto alla prossima recensione. Ho già detto tante buone cose e tante buone cose sempre da Just Luca. Ciao ciao!